docente alla Sapienza di Roma e candidato alla Camera dei Deputati nel collegio Lazio 1 con Intesa Popolare. Dunque le chiedo da dove partirebbe per rilanciare il sistema Italia. È molto semplice, prenderei un bel aereo per Bruxelles e andrei a rinegoziare i parametri in base ai quali l'euro è così sopravvalutato rispetto al dollaro e allo yen. Avrà notato che non è nemmeno un'idea originale, perché è quello che hanno fatto i giapponesi, e su questo progetto di svalutazione dello yen l'attuale premier ha vinto le elezioni. Andrei dunque a rinegoziare e userei tutto il residuo di sovranità di cui ancora disponiamo per dire che o i parametri cambiano, si allentano i vincoli di bilancio, si svaluta l'euro e noi torniamo competitivi, oppure noi ce ne torniamo alla nostra bella moneta nazionale. Ieri ho sentito Bersani che diceva che neanche i greci hanno mai immaginato una ipotesi di questo genere. Devo dire che forse Bersani non legge i giornali greci. In Italia lavoro e meritocrazia sembrano andare su binari diversi. Ovviamente un sistema come il nostro, malato di concorsismo, malato di formalismo, in cui il problema dell'efficienza dell'amministrazione esiste dal 1865, quando copiamo dai francesi quello che si chiama modello cavuriano, lo abbiamo peggiorato progressivamente, poi abbiamo peggiorato i peggioramenti e ora siamo allo stato in cui ci sono 4 o 5 livelli di governo: lo Stato, le regioni, le province autonome, i comuni, le unioni di comuni e via dicendo. Tutto questo costa tanto e costa in termini di passi procedimentali e di efficienza. La via più semplice è ridurre i momenti organizzativi e ridurre i momenti procedimentali. È talmente semplice che non si capisce come mai tutti ne parlano, ma nessuno pensa seriamente di attuare una simile riforma. Lei è d'accordo con il voto utile? Beh, bisogna vedere cosa intendiamo per voto utile. Certamente un voto a liste che si apparentano fra loro nelle grandi coalizioni è utile. Voti come quelli per Grillo, per Giannino o altri movimenti personalistici, secondo me, avranno degli effetti, ma saranno effetti solo negativi, perché andranno a drogare l'esito delle elezioni. L'Italia può tornare ad essere un paese ambito? Dipende dagli italiani, dal voto che esprimeranno e dalla loro volontà di liberarsi finalmente dal gioco che si sono messi da soli sulle loro spalle, accettando che per la prima volta nella storia della Repubblica fosse creato un governo tecnico, cioè un governo che ha commissariato l'Italia per asservirla agli interessi della Germania, dicendoci che gli interessi della Germania coincidono con quelli dell'Europa e quelli dell'Italia se ne stavano discostando. Una bugia colossale.